Primo quesito della simulazione d'esame del 25 ottobre 2016. Lampadina incandescenza, potenza 100 watt, emette luce in maniera isotropa, al centro di una stanza cubica, lato 7 metri. Quanta energia arriverà in 10 minuti sul soffitto della stanza, cioè su una delle 6 facce del cubo? La lampadina emette 100 joule di energia radiante ogni secondo. In realtà emette anche calore, anzi soprattutto calore. Comunque per adesso immaginiamo che siano 100 joule di energia dell'onda elettromagnetica. Si tratta di un flusso di energia al secondo attraverso una superficie chiusa, che in realtà è un cubo, ma che può essere di qualsiasi altra forma. Dopo vedremo meglio perché la forma non è importante, basta che sia una superficie chiusa e la cosa più semplice è immaginare che siano delle sfere. Qui c'è la potenza scritta in forma differenziale, ma siccome questo flusso di energia al secondo è costante nel tempo, si può scrivere anche in forma finita, quindi quanta energia in un intervallo di tempo delta T. Per noi l'intervallo di tempo è di 10 minuti, quindi tutta l'energia che attraversa una qualunque superficie chiusa di qualsiasi forma in questi 10 minuti si calcola come energia uguale potenza per il tempo. Quindi 100 joule al secondo per 600 secondi, 60 kJ. Dunque dopo 10 minuti, 60 kJ di energia radiante hanno attraversato una superficie chiusa qualunque e in particolare anche il nostro cubo, la stanza cubica di lato 7 metri. Vediamo che lo spigolo di 7 metri non ha nessuna importanza in questo problema, proprio perché, come vedremo dopo, non è importante che tipo di superficie è, può essere anche un cubo più grande, un cubo più piccolo. Tanto la quantità di energia che attraversa quella superficie nei 10 minuti è sempre la stessa, ed è 60 kJ. Adesso basta dividere per 6, perché il cubo ha 6 facce, per trovare l'energia che dopo 10 minuti ha attraversato soltanto il soffitto della stanza, 10 kJ. La dimostrazione, meglio, la spiegazione del fatto che il flusso di energia non dipende dalla forma né dalle dimensioni della superficie chiusa che contiene la lampadina al suo interno, è conseguenza del fatto che questo flusso è il flusso di una quantità, l'intensità luminosa, che diminuisce con l'andamento 1 diviso r alla seconda. In generale, ogni volta che si ha un campo, come anche il campo elettrico per esempio, che diminuisce nello spazio a partire dalla sorgente come l'inverso del quadrato della distanza dalla sorgente, allora si può dimostrare che vale una specie di teorema di Gauss per il campo elettrico, cioè vale un teorema in base al quale il flusso di quel campo attraverso una qualunque superficie chiusa è sempre lo stesso indipendentemente da qual è la superficie chiusa e da quali sono le sue dimensioni. Per il campo elettrico questo è il teorema di Gauss, il flusso del campo elettrico attraverso una superficie chiusa, per esempio questa, è identico al flusso del campo elettrico che si avrebbe attraverso una sfera centrata proprio nella carica sorgente. E questo flusso in pratica coincide, a parte il fattore ε0, con la carica che si trova all'interno. Questo vale, abbiamo detto, per ogni superficie chiusa, bisogna considerare le cariche che stanno contenute dentro la superficie. Per l'intensità luminosa o l'irraggiamento vale un teorema identico, in quanto l'irraggiamento diminuisce come 1 su R2, come fa il campo elettrico. Qui l'ho trasformato in una grandezza vettoriale per trattarlo come un campo vettoriale, come il campo elettrico, quindi l'intensità elettromagnetica radiante l'ho trasformato in un vettore che ha il modulo dell'intensità e la direzione del vettore unitario lungo la direzione di propagazione, ma è solo un escamotage per poi poter scrivere il flusso di questa intensità luminosa attraverso una qualunque superficie chiusa che poi, nel caso della lampadina, considero come superficie sferica, perché tanto vale il teorema come quello di Gauss, per cui la superficie non è importante, basta che sia chiusa. Quindi invece di un cubo, una stanza cubica intorno alla lampadina, io prendo una stanza sferica e allora il flusso di energia al secondo di questa intensità luminosa è semplicemente 100 watt. Dunque, riassumendo, l'andamento dell'intensità luminosa del tipo 1 su R2 giustifica il fatto di calcolare il flusso luminoso
cioè l'energia radiante che ogni secondo attraversa una superficie chiusa qualsiasi come il nostro cubo, giustifica il fatto di sostituire il cubo con una sfera di raggio qualunque, non è importante, e quindi giustifica il fatto che noi possiamo calcolare il flusso, cioè quanta energia al secondo attraversa la sfera invece che il cubo. Una volta calcolato il flusso di energia che ha attraversato la sfera come qualunque altra superficie chiusa in 10 minuti, e calcolato questo flusso di energia, l'energia come 60 kJ, a quel punto possiamo ritornare al cubo e dividere per 6 per trovare l'energia che ha attraversato una sola faccia, cioè il soffitto. E troviamo quindi 10 kJ di energia. La soluzione del Muir è simile anche se più sintetica. L'energia irradiata da una sorgente di potenza P in un tempo delta T è questa, P per delta T, e semplicemente va a sostituire 100 watt per 10 minuti, cioè per 600 secondi, trovando i 60 kJ. Il Muir non discute esplicitamente il fatto che la superficie cubica possa essere trattata come una superficie sferica, però di fatto lo fa, cioè svolge il quesito senza alcun riferimento alla forma e alle dimensioni della superficie. Questo per trovare l'energia totale che ha attraversato la superficie dopo 10 minuti. Quindi questo risultato, 60 kJ, si applica allo stesso modo a qualunque superficie chiusa, cubica, di forma irregolare, sferica, più o meno grande, più o meno piccola. Poi alla fine ritorna al cubo dividendo per 6 questa energia totale da 60 kJ, e così trova l'energia che attraversa il soffitto, 10 kJ.